Incoraggiare e sostenere i giovani nella creazione di idee, nello sviluppo di competenze imprenditoriali, nella proposta di soluzioni innovative. È questo il senso dell'iniziativa Call for Ideas del progetto Timer promosso dall'amministrazione comunale, iniziativa che mira a far nascere future generazioni di imprenditori. Lo dice già il nome, Timer, tempo d'impresa, mettiamoci in rete. E quindi abbiamo creato dei seminari per diffondere la cultura d'impresa, ma poi abbiamo avuto accesso anche a dei fondi attraverso l'ANCI per supportarli proprio economicamente, per cui da oggi fino a gennaio ci si potrà candidare per tutti i ragazzi tra i 18 e i 35 anni della nostra provincia potranno collegarsi sul Call for Idea, quindi la chiamata alle idee, e proporre la loro idea progettuale. Noi li sosterremo sia nella creazione che anche attraverso un fondo per proprio pagare le spese vive. L'iniziativa comprende un percorso sul campo pensato per apprendere rapidamente competenze specifiche, un laboratorio con esperti in presenza, un programma di 40 ore finalizzato all'acquisto di competenze trasversali e strumenti per la gestione delle iniziative e consulenze individuali gratuite. Oggi abbiamo avuto l'occasione di presentare la Call for Ideas, che è uno dei progetti all'interno dell'iniziativa più grande Timer, e in questo caso noi facciamo una chiamata alle idee, proprio traducendo letteralmente, quindi invitiamo chi ha un'idea innovativa o chi ha un progetto imprenditoriale, quindi che vuole aprire la propria impresa, a candidarsi, perché avrà l'occasione innanzitutto di ricevere un percorso di accompagnamento, quindi all'imprenditorialità, una serie di strumenti e metodologie che diamo loro gratuitamente, questo non è poco, sicuramente per loro è un'occasione unica, e chi riuscirà a arrivare alla costituzione della società potrà usufruire nel 2025 anche magari di altri benefici e contributi economici. Partecipa al progetto anche Fondazione Carispezia, che ritiene l'iniziativa un ulteriore strumento per mettere a disposizione dei giovani un percorso di accompagnamento imprenditoriale e di crescita professionale. La difficoltà poi è riuscire a fargli arrivare il messaggio, fargli capire che comunque se hanno le idee, che non le tengano nascoste, ma le presentino. Questi progetti servono per affiancarli anche, non solo dal punto di vista strutturale del fare impresa, ma anche dal punto di vista economico, per aiutarli proprio a partire con le nuove attività.